La fedeltà di un cane va oltre la vita. Bentornati a Quella Zampa. Qualche settimana fa abbiamo trattato un argomento, quello dei cani soldato. Questo per una mostra organizzata da Valentina Peteros, una mostra che parla con documentazione storica fornita anche dall'ufficio storico dell'esercito italiano di quello che in momenti bellici veniva fatto e fatto fare dei cani. Ora, la storia del cane non parte però con la Grande Guerra. Il cane ha sempre avuto una funzione, un modus di vita associato a quello dell'uomo. Ogni civiltà ha deciso cosa farne e come viverci insieme. Allora, Valentina, si parte dagli Egizi? Già loro avevano intuito che facendosi accompagnare dai cani nelle battute di caccia potevano essere più efficienti e efficaci. E dopo gli Egizi, qualche altro esempio di civiltà che noi vediamo lontanissimo? Non abbiamo mai pensato che in realtà convivessero con i cani. In verità già i Romani avevano una figura professionale che selezionava le razze in giro per il Sacro Romano Impero, di cui io ho trovato anche una fonte antica che ne attesta l'esistenza. E quindi selezione delle razze in realtà iniziata quella volta, poi gli eventi bellici, quelli più forti, quelli che più vicini a noi, hanno anche influito negativamente in questa selezione delle razze, no? Naturalmente si utilizzava l'aggressività canina contro l'uomo, un po' come facevano già in America con l'appareiramento, no? Facevano aizzare i cani contro i coloni e li facevano atterrare, sbranare dai cani, come anche l'antico motto, no? Datelo ai cani, deriva da qui. Quindi esistevano dei campi militari per cani? Anche c'è notizia di una scuola vicino a Capua dove insieme ai uomini venivano addestrati anche i cani. Ecco, questi cani, dopo andando avanti così, saltando da un momento storico all'altro, avevano una sorta di libretto militare i cani soldato? Sì, e la mia ricerca l'ha rintracciato l'istruzione militare del 36 dell'esercito italiano, in cui assieme alle regole su come gestire il cane, come fargli la cuccia e altre cose, c'è anche questo libretto militare del cane che lo seguiva. E poi c'erano dei messaggi che questi cani portavano quando la loro funzione era quella di fare i messaggeri. Esatto, ho rintracciato anche un facsimile di questo foglio che doveva essere appunto originale, perché il messaggio era molto importante, doveva andare dalla trincea al generale capo di stato maggiore o da altre parti ed era importante che fosse verificato. C'è anche chi, diciamo, società civiltà che i cani l'hanno mangiato, ma è un'usanza recente? No, a dire la verità no, i mongoli, i cinesi un po' da sempre avevano, ma anche gli americani avevano le razze suddivise in quelle da lavoro, che erano utili, e quelle da pentola, quei piccolini che appunto venivano mangiati. La pelle veniva utilizzata dai mongoli per coprirsi e il resto in vari modi. Valentina, grazie, e grazie a voi per l'ascolto. Quella Zampa.